Mister Scintu, tecnico del Ponte Buggianese, mister, una partita nata non bene, poi a un certo punto siete riusciti e siete stati bravi a raddrizzarla, poi cosa è successo? Ma diciamo che prendere gol subito dopo 2 minuti non è facile, mai. Contro il Grosseto ancora di meno, che è una squadra insomma, che ha molta qualità. Siamo riusciti a metterla diciamo, in riga, però poi non voglio trovare scuse, però insomma al secondo minuto di recupero del primo tempo prendere un rigore, dubbio. Dubbio, a mio avviso, poi ripeto, noi abbiamo perso secondo me meritatamente perché il Grosseto ha meritato di vincere, però ecco, diciamo che ci sono state delle situazioni che sono state poco chiare, tipo il rigore del 2-1, è un conto andare nello spogliatoio sull'1-1, insomma analizzare quelli che sono gli errori e poi invece andare sul 2-1, insomma, ecco, insomma è una cosa che non. Che impressione ha avuto del Grosseto? No, 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 sicuramente buone cose, ottimo. È una squadra più rispetto all'anno scorso, questa è una squadra più quadrata, più caratteriale, unisce tecnica, forza in molte zone del campo. Una squadra esperta, insomma, una squadra. Come le è sembrata invece quest'oggi la sua squadra? Abbiamo fatto degli errori che una squadra come noi non possiamo commettere, ripeto, mai, soprattutto col Grosseto, magari in altri frangenti ti li posso anche perdonare, un'altra squadra, una squadra come il Grosseto che ha qualità, il gol del 3-1, insomma, è un errore troppo grosso. Ecco. Un'ultimissima domanda, aveva provato a giocare la partita con 3 punte in pratica fisse per tenere magari alto la squadra e tenere bassa la retroguardia del Grosseto? Sì, è ovvio che con squadre così devi avere un atteggiamento positivo e propositivo, non puoi permetterti di stare lì dietro la linea palla perché sennò rischi che poi prendi un'imbarcata. Invece così, perlomeno, penso che la squadra ha dimostrato personalità, carattere, ha provato a giocarsi quelle che erano le proprie armi, poi è ovvio, puoi vincere, puoi perdere, però ecco, penso che ce la siamo giocata. Ecco. Bene, vai.